Amici dell'Enduro, buongiorno! Oggi mi trovo a Castiglione Fiorentino per la prima prova del Trofeo Enduro Squarna 2022. Ho scelto proprio questo posto, ovvero il monumento dedicato al grande Fabrizio Meoni, per iniziare il video di oggi. Vi racconterò cosa succede durante questa gara, concomitante per i cugini di KTM e Gas Gas. Saremo più o meno 500 piloti, quindi un evento in grandissimo stile. Fabrizio con noi e adesso sigla e partiamo! .901, ma primo in base al ranking è un pilotino di casa che si chiama Guido Conforti. Guido, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, ospite speciale, come la vedi questa gara? Venire a Castiglione Fiorentino è sempre bellissimo, quindi ci aspettiamo una bellissima gara, una bella giornata di divertimento e di gas. Quindi in bocca al lupo a tutti. Ed eccoci qua, ripartiamo. Sotto mentite spoglie. Ciao blogger. Ripartiamo quest'anno, finalmente meno restrizioni. L'emozione dopo tutti questi anni? L'emozione di fare un briefing davanti a 500 persone con la moto di Fabrizio Meoni accesa è stato qualcosa di da brivido. E ben felici di averlo fatto. E allora che la festa abbia inizio. E che la moto sia con voi. Il trofeo enduro KTM Husqvarna e come KTM il Super Joe Sala. Ciao, buongiorno. Ci siamo? Ci siamo. Bella giornata, c'è il sole e non ha piovuto, quindi questa è una cosa positiva. Il motoclub è operativo, noi dello staff pure, gas. Ragazzi, siamo con Mario Agnelli, sindaco di Castiglione Fiorentino. Grazie per aver accolto questo evento e volevo sapere cosa vuol dire per una comunità come quella di Castiglione Fiorentino avere il trofeo KTM Enduro Husqvarna e Gas Gas. Ma oggi potrei dire cosa potrebbe significare non averlo avuto. Ecco, non avremmo avuto 500 e passa piloti, non avremmo avuto questo spettacolo meraviglioso, anche direi composto, ordinato, non avremmo avuto questo indotto anche dal punto di vista turistico e soprattutto non avremmo mantenuto a forte quella tradizione che ci vede legati all'enduro, legati al motociclismo, la città di Fabrizio Meoni. Ecco, quindi quando dico Fabrizio Meoni non ho da aggiungere altro. Bravissimo, quindi l'enduro come forma di turismo. Assolutamente, questa città sul turismo ovviamente ha ormai constatato come lo sport sia un elemento molto facilitatore, ecco, di quello che può essere le nostre caratteristiche e allora continueremo a puntarci, perché questo è la riprova che Castiglione Fiorentino può offrire questo tipo di opportunità. Perché uno viene per fare enduro ma poi va a scoprire cosa si mangia, dove i posti belli e tutto. E ci ritorna. Grazie mille. Grazie a voi. Castiglione Fiorentino, ci siamo! In bocca al lupo a tutti quanti, viva il trofeo KTM Husqvarna Gas Gas! E sotto le note dell'inno di Mameli, dell'inno d'Italia! Ci siamo! Super Vigno! Ma ragazzi, siamo pronti? Abbiamo mangiato anche bene! Tante cose così! Roby, ci fa un premio speciale perché arriva da più lontano, dobbiamo... Abbiamo dato ieri, da Ragusa, da Cagliari, dalla Puglia. Numero uno. Amici dell'Enduro, allora, questo video inizia dalla fine. Ho appena finito i due giri della prima prova del Trofeo Enduro Husqvarna 2022. Siamo a Castiglione Fiorentino, ve l'ho già detto. I posti del mitico Fabrizio Meoni. E quello che vi dico subito, quello che vedrete nel video sarà rivivere quelli che erano i suoi sentieri e immaginate che lui li faceva col suo 9,90, quindi veramente una roba incredibile. Partiamo subito, saltiamo in sella e se lo sai lo sai, ma se non lo sai te lo dice il blogger. Iscriviti al canale e ci vediamo per la prossima avventura di Enduro. Angelo Gambino, già pronto, già telecamerato Angelo. Tutto pronto. Dai, dove dillo da te, dai, che sei più bravo, lo pronunci meglio. Dove ti devono cercare? Parecchi ti conoscono già.
enduro blogger. Eh sì, già belli seduti comodi per guardare le tue immagini. E 9:41 dovrei andare. E allora vai, che aspetti? Dai, guadagni la giornata. Buon divertimento, Angelo, ben trovato anche questo 2022 al trofeo Husqvarna. Si parte per questa prima gara del trofeo Enduro Husqvarna 2022, giornata bellissima, aria fresca, frizzante, ma di quella giusta. Come dicevamo col sindaco, questa è l'opportunità per scoprire un posto e poi tornarci da turista. Guardate che bellezza la Toscana. Vai, si inizia col primo sterrato. Allora il giro sarà di circa 70 km da ripetere per due volte. In pratica nelle gare d'enduro bisogna seguire le frecce rosse, questo pallino tondo indica che il percorso è quello giusto, se lo troviamo sbarrato con una X nera dobbiamo tornare indietro e riprendere la strada corretta che ci viene indicata dalle frecce così. Guardate quante pietre ci sono qui! Mamma mia! Qui seguiamo la traiettoria marcata da chi mi ha preceduto. Allora, durante il trasferimento non c'è un cronometro, ci sono degli orari da rispettare. Praticamente abbiamo dei controlli orari. E l'enduro funziona così. Oh, guardate che bel sentierino single track toscano doc. Ah, qui c'è un passaggio hard e soft. Cosa deve fare il blogger? Il blogger farà l'arte, vediamo un po' com'è. Bello, guarda qua. L'avevo ancora visto, la deviazione hard e soft in una gara del trofeo, bello! Bello viscidino, tutto da guidare, spettacolo! Grandissimi qua. Oh, allora? Il porno timbro, cazzo. Sempre noi. Okay, no, adesso è solo il tempo. Ah, a posto, boh, niente. Quella più avanti. Ci sarà una mezz'ora più. Le salsicce dove sono? Là. Questo è enduro. Adesso fegato. Fegatello. Allora passo dopo. Ok. Poi adesso. Porno timbro numero uno, cazzo. Guarda qua. Hanno tappezzato tutto. Mitici! Dunque, qui stiamo attraversando un centro abitato, quindi c'è il cartello di spegnere il motore. Piano piano, rispettiamo tutti.
facciamoci voler bene anche noi enduristi, perché comunque ricordiamoci una cosa: non facciamo niente di male. E voilà, riaccendiamo. Qua c'è il controllo orario. Allora, controllo orario, fermi una quarantina di minuti, è inevitabile perché comunque siamo tantissimi e bisogna far tornare tutto. Arrivati alla seconda prova speciale, primo dei due cross test, la bestia nera del blogger. Bisogna farla veloce o lenta questa? Bisogna andare veloci? Veloci. Non sono caduto, quindi va bene. Sono uno spettacolo questi borghetti. Guardate qua. La Toscana. Piano piano. Enduro vero qua, oggi. Questa è la parte per adesso del giro che mi sta piacendo di più. Super divertente questa parte. Non so voi, ma a me queste strade fanno venire in mente il grande Fabrizio Meoni, lui con la sua moto da rally mentre prova a cannone. Il ricordo è ancora vivo. Quando ero più giovane era il mio mito, il cinghiale. E giù per un single track in discesa. Sono una figata qui, questi percorsi a Castiglione Fiorentino. Rinnovo i complimenti al motoclub e all'organizzazione del trofeo, perché gara veramente di bel livello. Allora, per chi è per la prima volta sul canale Enduro Blogger, ovviamente consiglio di iscriversi, attivare le notifiche e poi di farsi un giro tra quelli che sono tutti i video dell'avventura che faccio in giro per il mondo in sella ad una moto da enduro, perché ci sono delle cose sicuramente molto interessanti, da Israele alla Costa Rica, con un sacco di posti anche in Italia. C'è anche l'ultima avventura in Sicilia, 7 giorni sulle 7 catene montuose, che è veramente bello. Quindi, Enduro Blogger,
canale YouTube, ma anche su Facebook e Instagram. Guardate che bella pietraia in salita. E voilà, eccoci alla fine del primo giro, mezz'oretta in anticipo. Praticamente sono rimasto quasi a secco, se non era un amico endurista che mi dava un po' di benzina ero fottuto. Vabbè. Vincenzo, qui non si molla mai, eh? Mai mollare. Mai mollare. Allora, come sempre, ormai per me è una tradizione fare assistenza qua con Hunter Motorcycle. E adesso mangiamo qualcosa, pieno di benzina, e via che si parte per il secondo giro. Allora, un po' di fango ce lo siamo portati dietro. Gara viscida, fangosa, bella. Bellissima. Allora, non so se si vede, ma la moto davanti a me ha una targa gialla. In pratica da quest'anno si può utilizzare un facsimile della targa originale di colore giallo. Questo perché? Perché in caso di smarrimento, perdita, rottura, sarà possibile, insomma, costa molto meno doverla rifare. Dico la mia sull'argomento, già che c'eravamo avremmo potuto fare un targhino più piccolo per praticare fuori strada, così eravamo a posto. Vabbè. Allora, dal punto di vista tecnico qui Ispettori Film, com'è andata oggi? Oggi è stata una bellissima giornata con un sacco di partecipanti, non è successo per ora nessun incidente di rilievo, anzi niente. Riceviamo tutti i complimenti da parte di tutti i conduttori perché oggi hanno veramente fatto una giornata di enduro divertente.